problema della scuola era esattamente questo, cioè una scuola molto chiacchierata. Sotto l'occhio dei media per circa un anno. Perché? Perché fondamentalmente perché all'interno della scuola si è costituito un comitato, cosiddetto Comitato di Mamme per l'Integrazione, che erano in realtà tre mamme italiane, che avevano un fronte politico molto forte alle spalle, in particolare un personaggio politico della destra romana, che ha cavalcato la scuola per farne un po' il suo emblema, di lotta politica, diciamo. Però il fatto grave è che tutti i comunicati che uscivano da, questo comitato di mamme per l'integrazione venivano raccolti dai maggiori quotidiani nazionali. Sia di destra, naturalmente strumentalizzando, ma anche quelli di sinistra, in parte perché comunque non c'è stata mai una risposta da parte della sinistra, in particolare né del municipio, Tocchini Attale. Quindi nessuno rispondeva agli attacchi che venivano fatti a questa scuola. Attacchi che giustificati dal Comitato delle Mamme in quanto troppi bambini stranieri, quindi il discorso delle quote. Il problema dell'identità nazionale, il problema di non poter festeggiare il Natale con tutti i significati religiosi, diciamo, che gli diamo noi. Insomma, una serie di motivazioni tra le più varie. Allora, all'interno della scuola si avvertiva questo clima, c'erano le telecamere fuori, gli articoli che uscivano. Una dirigente scolastica che lavorava sull'inclusione, quindi su metodi pedagogici avanzatissimi da 10 anni, che voleva rispondere. Come rispondere? Attraverso un documentario a questo genere di attacchi. Le strade potevano essere due: o fare un documentario, diciamo, di denuncia rispetto a quello che avveniva fuori, o cercare di raccontare la scuola dall'interno, cioè dare un tipo di risposta, se vogliamo, culturale. Cioè non abbassarsi a livello di dibattito politico che era veramente a livelli molto molto bassi, ma cercare di ragionare su quello che possono essere gli strumenti pedagogici all'interno della scuola e che tipo di cultura si fa all'interno di una scuola dove l'80% dei bambini è figlio di migranti. Questa è stata un po' la sfida di questo lavoro, insomma, lo sforzo grande di non cadere nel mettere, non so, la manifestazione di Forza Nuova fuori dalla scuola e poi entrare a scuola e far vedere quanto sono belli questi bambini. Perché questa sarebbe stata un po' riduttivo. Quindi l'unica risposta che è nata da parte, discutendo anche il progetto con le maestre, perché poi le maestre stesse, non solo per tutti i fatti della Gelmini che conosciamo, che già è un mestiere che viene bersagliato da mille punti di vista, ma in più si sentivano anche questo peso mediatico sul loro lavoro, senza avere la possibilità di rispondere. Quindi con le maestre e con la dirigente abbiamo pensato a un documentario che cercasse di raccontare il percorso che si fa all'interno di questa scuola. In quell'anno c'era un laboratorio di teatro che organizzava un'associazione esterna che lavora nella scuola da tanti anni con progetti sia per le madri che per i bambini, che un progetto sul Mago di Oz fatto appunto con bambini di 4-5 anni. E diciamo, era stato scelto il Mago di Oz perché si poteva un po' lavorare su questa domanda che c'è nel Mago di Oz. Quando Dorothy dice nessun posto è bello come casa mia alla fine del film, no? Allora, ma qual è questa casa mia? Qual è la casa mia per le maestre che magari vengono dalla Calabria, dalla Puglia, per i bambini, magari quelli che sono nati ancora nei paesi stranieri che sono venuti successivamente in Italia, o per quelli nati in Italia, o per gli italiani stessi? Cioè, cercare di lavorare sul teatro. Grazie.